Presentato a Düsseldorf, Azimut S7, 22 metri, motorizzato con 3 IPS 1050 ad 800 cavalli, raggiunge i 35 nodi, ma lo fa in una maniera intelligente, risparmiando il 20-30% circa ad andatura di crociera rispetto ai modelli storici di Azimut e della concorrenza. Sono nuove forme di carena, nuovi pesi, un nuovo modo di intendere la riduzione delle emissioni, ottenuta con l'efficienza più che con il cambiamento tecnologico. Un modo di lavorare che ci trova fondamentalmente d'accordo, soprattutto per quanto riguarda le barche a motore. Negli interni, 4 cabine. Qui siamo nella armatoriale a centro barca, ovviamente full beam. Ci sono 2 doppie ai lati e una altra cabina matrimoniale a prua. Vedete il decoro com'è sobriamente elegante, il tentativo di ritrovare un ambiente marino pur restando nell'high-tech e nel design di alta qualità. La zona living è realizzata su un unico livello, non ci sono elementi di discontinuità. Molto bella questa porta scorrevole che separa la vera e propria dinette condizionabile dal pozzetto, ma in rada si realizza un ambiente unico e continuo. Sempre sulle barche di Azimut c'è una grande attenzione al fly con ampie superfici, pur trattandosi di una barca sportiva. Grandi divani, posto di pilotaggio e qui si può cucinare. Questo S7 combina assieme le 2 scelte molto importanti. Una, quella che abbiamo fatto nel 2019 introducendo Alberto Mancini, che ha rinnovato quasi completamente, questo è uno degli ultimi modelli a portare la freschezza della sua cifra stilistica, questa ricerca di forme molto più fluide. È stato anche molto capace, devo dire, soprattutto su questa barca, di mantenere il carattere sportivo e andare ancora di più incontro all'idea di volumi un po' più generosi rispetto alle sportive di una volta, di vetrature ancora più grandi per dare questo contatto con il mare. E quindi ottimo, ottimo lavoro, direi, quello di Alberto. E dall'altra parte abbiamo invece chiesto a uno studio creativo italiano che lavora all'interno del nostro gruppo e all'esterno, si chiama Yachtic, lavorano sui grandi yacht, lavorano a contatto con clienti e studi di architettura nella personalizzazione delle barche di una certa dimensione, e ci ha affascinato l'idea di chiedergli di misurarsi invece in un progetto molto diverso, quello di una sportiva di media taglia, l'S7 per primo, e di vedere come potessero reinterpretare in maniera sostanzialmente diversa lo stile sportivo. Sovradecorazione è una parola un po' del passato che, devo dire, chiaramente ha investito tutti, anche noi ne siamo stati protagonisti. Oggi il trend mi sembra che si stia spostando un po' di più in un'altra direzione, e credo che l'S7 stia dando un contributo, ecco, in questa maggiore serenità, distensione degli interni, un senso di freschezza, di riposo, anche su una barca che comunque ha quella sua vocazione sportiva. Ma sapete poi come le sportive nostre sono sportive da un lato, questa barca fa 35-36 nodi, ma con dei consumi molto contenuti, è un low emission yacht di nuova generazione, quindi la doppia anima la portiamo avanti. Prima mondiale per Ferretti 5,80, 18 metri e poco più, disegnati per gli esterni da Filippo Salvetti e gli interni di Idea Italia Design, ovviamente assieme al reparto design e engineering del gruppo Ferretti. 2 le motorizzazioni disponibili, una coppia di 900 cavalli Volvo per arrivare a 28 nodi, oppure una coppia di 1000 cavalli per arrivare a 32 nodi. Il layout degli interni prevede 3 cabine. Qui siamo nella armatoriale a centro barca. Più avanti
una cabina doppia e a prua la cabina VIP, un'altra matrimoniale. Il layout degli interni è disponibile in due versioni. In entrambi i casi i posti letto sono 6, cambia il numero dei bagni. In una versione due bagni con una grande zona dedicata alla cabina armatoriale, nell'altra tre bagni per le tre cabine. Anche il decoro è disponibile in due versioni, con la Classic e la Contemporary. Per rendere più conviviale la vita a bordo, la cucina è posizionata verso poppa, dispone anche di un bancone bar che si affaccia sul pozzetto e di una finestratura elettrica a scomparsa che consente di chiudere la zona living per condizionare oppure di lasciarla aperta. Grandi spazi all'aperto, il Flying Bridge, pensate, misura addirittura 18 metri quadri. Una barca fatta per vivere il mare con grandi ambienti funzionali e pratici. Due innovazioni irrinunciabili. La prima è il comfort a bordo, le maggiori autonomie a bordo, la silenziosità, la stabilizzazione, gli spazi sempre più aperti, la possibilità di stare sempre più vicini al mare. Questo è irrinunciabile. C'è chi le rivoluzioni le dichiara e chi le fa davvero. Questo Jeannot 55, presentato a Düsseldorf, è destinato a lasciare il segno. Non piacerà a tutti, ma cambia radicalmente il layout degli interni e della coperta. Il progettista Philippe Briand e lo studio tecnico di Jeannot hanno scelto di destinare il 50% della superficie agli interni e il 50% agli esterni, con un bilanciamento che cambia tutti gli aspetti funzionali. Come lo fa? A poppa delle grandi zone prendisole dei tavoli, il posto di pilotaggio è al centro. Alle cabine si accede sia dal pozzetto per le due cabine matrimoniali di poppa, sia dalla tradizionale scaletta che porta sotto coperta in una sorta di loft, dove esiste la cabina armatoriale e la grande cucina. Jeannot 55 è l'evidente tentativo di sdoganare alcune cose che sono sui catamarani, su una carena monoscafo, e di esplodere le funzioni vitali a bordo. Resta nelle intenzioni del progettista la volontà di fornire ai clienti un monoscafo divertente da usare con delle prestazioni veliche, quindi non un cassone da porto come spesso vediamo, ma almeno nelle dichiarazioni una vera barca a vela. In quest'ottica un piano di coperta per rendere la barca facile da usare, un fiocco autovirante, ma anche la possibilità di issare un Genoa un po' più grandi in condizioni di vento leggero. Il vecchio tavolo da carteggio è salito in pozzetto ed è una buona idea perché il navigatore può gestire l'autopilota, ma anche tutto il sistema cartografico. Come sempre sono i grandi cantieri a prendersi la responsabilità di sperimentare. Jeannot lo fa con un dotatissimo ufficio tecnico. L'ambizione è di trovare nuovi clienti, magari quelle persone che cedono alla tentazione della barca a motore e che vogliono quei comfort, come l'aria condizionata a cui la tuga si può chiudere completamente, che stanno diventando dei must. Our job is to evolve the concept as a designer and architect, and we constantly have done this since the beginning, 40 years ago, with Jeannot. This time is again another step where we develop this trend of villa on the water, but on the beach for me, because this is how the boat is aft, is access to the water, with a large space to be on living on board, a lot of sun pad, a large table for lunch, and using the full beam of the boat. Allure 51.9 è una barca dedicata alle grandi navigazioni, disegnata da Barrera Coupeau, scafo lungo 15,50 m, poco più, dislocamento di circa 18 tonnellate, scafo d'alluminio
coperta in vetroresina con un sistema di giunzione che garantisce la perfetta sintonia tra i due materiali. È una barca dedicata alle grandi navigazioni, lo ripetiamo, per chi ama questo modo di andare per mare. L'ambizione di navigare qualsiasi mare è comune a tanti velisti. Qualche volta resta un sogno nel cassetto, alcuni ci riescono davvero. Questa allure è un po' una mediazione tra quello che vediamo sulle grandi barche di serie e quelle barche un po' ruvide, tozze, rozze dei navigatori. Il layout infatti è piuttosto moderno, ma anche molto interessante dal punto di vista del comfort. Un particolare che definisce la vocazione Blue Water è la sala macchine, con una grande porta, naturalmente isolata acusticamente, dove si possono installare oltre al motore altri impianti. Anche le barche dedicate alle grandi navigazioni al Blue Water si sono evolute negli interni. La finitura di questo allure è molto gradevole. Il layout rinuncia a una cabina di poppa normalmente presente su un 50 piedi per allestire una grande cucina a U dove si può lavorare anche in navigazione a barca sbandata. Una cabina matrimoniale a poppa armatoriale, una letti sovrapposti e una cabina altra matrimoniale a prua. Sotto il piano della dinette una grande sentina che nasconde la scassa della deriva che può basculare e altri impianti. Molto gradevole da vedere, si paga con un paio di gradini, però è una bella soluzione. Super Rib costruisce i suoi semirigidi in un luogo meraviglioso, è Spalato, una città dell'Adriatico di origini romane. Il pubblico conosce già Super Rib 30, che The Boat Show ha già provato. Una barca molto sostanziosa, concreta, di alte prestazioni. Per offrire qualcosa di simile a un costo un po' inferiore è nato Super Rib 27. Il cantiere consiglia di usare un solo motore da 300 cavalli. Questo che vedete, il 425, che è stato usato nelle prove e ha raggiunto 52 nodi. Comunque anche con 300 la barriera dei 50 è raggiungibile. Punti forti di questo semirigido sono il disegno della carena dedicato alle alte prestazioni e la struttura della costruzione di vetro resina. Alta qualità, un certo peso che dà robustezza nell'impatto con le onde. La prua è tutta di vetro resina, non ci sono tubolari. Attorno al posto di guida, coperto da un T-top sorretto da una struttura di carbonio con soli tre punti di appoggio, sono tanti gavoni, sedute, tutto ciò che rende confortevole la navigazione. Non manca un locale toilette. La potenza massima installabile è di 450 cavalli. Il cantiere suggerisce un solo motore, ma chi è appassionato della doppia motorizzazione potrà farlo. Si cambia la plancetta di poppa e lo specchio è già pronto. Per gli olandesi della Contest, il Boat Düsseldorf rappresenta da sempre una vetrina importante per mostrare le novità e la filosofia in chiave Blue Water. E dopo due anni di silenzio di uno dei saloni nautici più importanti del mondo, ecco che lo Yacht Bau fa capolino piazzando le due sorelle di 49 e 50 piedi, tutte e due in World Premiere. Fra le due preferiamo raccontarvi la storia della maggiore perché più di tutte racconta di un blue water idoneo per navigazioni impegnative, per navigare in quel mare del nord spesso tempestoso. Scopriamola insieme! I suoi tratti distintivi, pozzetto centrale, armatoriale a poppa e una cabina VIP a prua.
Il pozzetto centrale su questa tipologia di imbarcazioni è fondamentale perché trasmette un senso di protezione e sicurezza all'equipaggio, soprattutto perché sono barche progettate per navigare davvero in condizioni difficili. Se poi si abbellisce la struttura, ne guadagna l'occhio, come in questo caso la tuga panoramica corre verso poppa alleggerendosi in paraonde alti e protettivi. Il passaggio fra le timonerie è agevole e facilitato dai tientibene. Tientibene che peraltro agevolano i movimenti dell'equipaggio sulla barca. Ci piace il progetto della timoneria perché trasmette, oltre alla sicurezza fondamentale in questo genere di imbarcazioni, anche il comfort. Guardate per esempio i due winch quanto sono vicini alla postazione dove mi trovo io adesso, forse un po' troppo lontana la ruota del timone. E qui siamo inquadrato, cuore della vita sotto coperta. Rispetto alla tradizione del Blue Water Cruising troviamo a dritta il tavolo da carteggio rivolto verso la murata. Il pozzetto centrale, che qui comprime un po' gli spazi, permette un armatoriale a poppa di grandi dimensioni, sacrificando lo spazio per un tender garage che troviamo invece sulla sorella di 49 piedi. Rispetto al modello precedente migliora anche l'organizzazione della cucina, ora divisa in due con generoso piano di lavoro. A prua infine troviamo la VIP, una seconda armatoriale più contenuta nelle dimensioni rispetto alla cabina a poppa e la possibilità per l'armatore di optare per una terza cabina ospiti, uno studio o una zona di lavoro. Ma ci sono anche delle interessanti novità, come la possibilità di optare per una propulsione elettrica a firma Torqueedo. Il modello Deep Blue da 50 kW alimentato da batterie BMW con capacità di 40 kWh. Una scelta ecologica che alza l'asticella soprattutto per barche di questo dislocamento. Aspettando Godot, o meglio Nils Jeppesen, potrebbe essere riassunto così, citando la popolare opera teatrale di Beckett, il momento storico particolare che stanno vivendo Arcona e gli appassionati di una vela nordica più racer che blue water. Soltanto che per loro fortuna l'ex numero uno della X-Yachts, Jeppesen, è davvero arrivato progettando un 50 piedi dalle premesse entusiasmanti. Nell'attesa però di testarla in acqua scopriamo la sorellina, l'Arcona 415 Zero Emission, cruiser racer che ha in dotazione come standard un motore elettrico della Ocean Volt da 15 kW, per il cantiere svedese l'equivalente di un 50 cavalli sulle sue imbarcazioni. Evoluzione felice del 41, ne mantiene alcune caratteristiche come l'eleganza delle linee, lo studio della carena, la poppa un po' svasata e un pozzetto a doppia timoneria, servito da 4 winch. Cambia il musone dell'ancora che in linea con la modernità diviene integrato al buon prezzo, elevando stile e qualità di questo performance, come del resto fa la tuga più accattivante nel disegno. Interessante la scelta di abbandonare la sacca per le scotte e drizza, al suo posto sono raccolte in un gavoncino integrato nelle sedute che a livello estetico non sporca il progetto. Due i layout degli interni per venire incontro alle richieste degli armatori a due o tre cabine con uno o due bagni. Accurata poi la lavorazione del legno e delle finiture, ci piace molto la soluzione di seduta e tavolino da carteggio orientati verso la prua in ossequio proprio alla tradizione marinara, pratico e funzionale. La dinette con seduta a C e tavolo può ospitare comodamente anche 5 persone. A dritta lungo la murata un divanetto che all'occorrenza può essere sfruttato come cuccetta di guardia. L'armatoriale con bagno en suite comporta necessariamente minor calpestio e meno spazio per stivare vestiti ed effetti personali.
Port Düsseldorf for us this year has been extremely amazing. So we are here with three new boats that are all shown for the first time on this fair. And the response from the public has been really positive. These are three new flagships, each from a separate line of Elan yachts. So we have the E6, which is the flagship of our performance cruiser range. We have the GT6, the flagship of our luxury cruising range, and the Impression 43, which is the new family cruiser that we have developed. Each sailor, each buyer for these or owner of these yacht is completely different. Okay, so the people that love excitement, that love performance, that love to play with the trim, try to get as much as they can out of every breeze, but still having their family on board, having a good, comfortable time, they will always go, or even planning to do some club racing, they will always go for our E-line. They will never consider a boat like Impression, because Impression is just for people that love the adventure of sailing, that love the cruising, that love the relaxation. People know that this is a safe, easy to sail family cruiser that is on one hand accessible, but on the other hand, very unique. And then the deck space is large and comfortable and familiar, but the interior is also very unique. It has this warm rustic oak that is reminiscent of the past. And then you have this angular design of Pininfarina in contrast with that, that explains that this is a modern and unique boat. The collaboration with Studio FA Porsche happened on the Elan GT6. The GT is a concept that's borrowed from the automotive industry because we are creating a luxury cruiser that has a performance soul. And they understood that part of the design language for the GT. When it comes to Pininfarina, they are known for their car designs as well, but the company itself is much larger than that, and they have a strong naval tradition as well. And this is why when we chose the performance side, the E6, this tradition was extremely important because we needed to create yachts for sailors. Rispetto a un mercato in continua evoluzione, spesso anche frenetico, c'è un cantiere che ancora oggi conserva la sua vocazione e la tradizione nordica. Questo è Nordship, fondato nel 1978 a Lunderskov, nel sud della Danimarca. L'ultima nata, il 42 Deck Saloon, non è da meno, a iniziare proprio dagli esterni. Intanto il pozzetto, centrale, ben protetto e compatto, una sola timoneria con unica pala, il pod centrale con chart plotter, l'importante tuga con un'elegante finestratura a occhio. Poi qualche tocco stilistico come il corto trasto davanti alla ruota e moderno come il fiocco autovirante. Molto interessante la soluzione di questo gavone, perché qua sotto le altezze non sono eccessive ma permettono lo stipaggio di cambusa extra, di carburante o anche di vele. Questo pensato per le navigazioni a lungo raggio. Sotto coperta regna il Mogano, un'essenza molto amata nel nord che, nonostante i suoi tratti più scuri rispetto al rovere, non penalizza la luminosità degli interni, premiata dai numerosi punti di luce naturale. Eleganti le finiture, grande attenzione ai dettagli, una lavorazione del legno da sapienti artigiani ci stupiscono facendoci amare il calore del quadrato. Qui la vista verso l'esterno è premiata dalla scelta del deck saloon che permette grande panoramicità. Il layout di base ha due cabine e un bagno, è fortemente personalizzabile, a poppa l'armatoriale, a prua una cucina murata con cabina ospiti. A sinistra un bagno funzionale. Verso poppa, però, le altezze sono
troppo contenute secondo noi. Particolarissimo l'alloggio del motore rispetto al tunnel tradizionale. Troviamo una Magic Box che si apre per facilitare l'opera di manutenzione. Ordinaria e straordinaria. Spiazzante, irriverente, naturalmente rivoluzionario per la storia del suo cantiere, il Sunbeam 32.1 firmato dallo studio Jacopin e dal designer Gerald Kischka, è una tante in forte rottura con la tradizione dello Yachtbau austriaco e i suoi 70 anni di produzione. Perché se in passato le sue barche erano schiette evoluzioni dei modelli precedenti, la novità in casa Sunbeam compie un bel passo in avanti, stravolgendone la filosofia. A raccontarlo fin da subito il disegno della carena, guardate la freschezza e l'estetica di queste linee, impattanti e fuori da ogni schema. Lo slancio delle linee è accentuato dallo spigolo, dalla posizione della finestratura e dalla prua rovescia. Immancabili le doppie pale e l'ampia scelta per la chiglia, lunga, corta o con doppio bulbo, ideale soprattutto quando si naviga in mari dalla forte escursione di marea. Ci piace come il design dello scafo dialoghi perfettamente con quello della tuga, le linee ci trasmettono la sensazione di richiamare il mondo dell'automotive, quello però delle fuoriserie più spinte. Il pozzetto è una fucina di novità, arrivano le doppie ruote in sostituzione della barra presente nelle sorelle più piccole, due winch da cui gestire agevolmente il natante e la possibilità di acquistarne due ulteriori a prua via degli stopper. La spiaggetta apribile a livello della coperta quando si è in rada contribuisce ancora di più a dilatare gli spazi. E per proteggersi dal sole, un bel sistema di bimini estendibile per tutta la zona poppiera permette di proteggere skipper e ospiti. Sparisce il tech in coperta per lasciare spazio a un nuovo rivestimento, il Resistadec, un composto di lolla di riso, sali di cristallo, oli minerali, 100% ecosostenibile. Scendendo sotto coperta, i designer hanno voluto enfatizzare la sensazione di loft creando un unico grande spazio, siamo sempre su un natante, attraverso l'eliminazione di porte e angoli morti. L'unica eccezione è il bagno, funzionale. Il tavolo della dinette si trasforma in un letto da sfruttare come cuccetta di guardia. Anche il cantiere austriaco guarda al futuro dell'ambiente, infatti è offerto come standard nella cucina un piano di cottura a induzione. Stesso trattamento per la propulsione, che anche quella è rigorosamente elettrica e standard. In quest'angolo d'Europa spiccano i day sailer, barche caratterizzate spesso da un'accentuata anima nordica con incursioni nel mondo della tecnologia e dell'innovazione. A farla da padrone è il cantiere olandese Saphir, che presenta il suo nuovo 24 Light. Tantissimi gli elementi di modernità, a cominciare dalle linee dello scafo più tirate e terminanti in una prua rovescia, ma questo 24 piedi guarda anche all'ambiente. Il motore è un torchido a elica abbattibile, le batterie a litio sono ricaricabili tramite pannelli solari integrati a prua. E a proposito di prua, l'armatore può scegliere fra un pratico autovirante o un fiocco a bassa sovrapposizione. L'albero ha un solo ordine di crocette, è poggiato in coperta e si può disarmare facilmente per carrellare il day sailor.
Meno conosciuti sono i tedeschi della Grimbos, nome alquanto evocativo che incarna in pieno lo spirito dello Yachtbau, grande attenzione all'ambiente e ai materiali utilizzati per le proprie barche. Così è per lo scafo del Flex 27 realizzato per l'80% in fibra di lino e PET riciclato, così è per la coperta in sughero. Naturalmente monta un motore elettrico. A firmare questo 27 piedi è il noto studio Judel Vrolik. Nel suo disegno è forte richiamo a tradizione e classicità. Le linee sono eleganti, belle, con la poppa leggera sull'acqua. Il pozzetto è declinabile in due varianti, chiuso o aperto a poppa. Il rig è frazionato con fiocco sovrapposto al 105% della J e Co-Zero, entrambi recessati. Ad amare la navigazione lacustre sono anche gli austriaci. Al di là delle Alpi fioccano i cantieri specializzati nel day sailing, fra cui IAS, il cantiere esperto nella produzione di barche fra i 27 e i 39 piedi, tutte declinate in tre modelli. Pure, performante e solar, quest'ultima molto interessante perché la coperta a prua è disseminata di pannelli solari a filo calpestabili. Prodotti dalla Solbian, sono in grado di produrre energia per alimentare il motore elettrico e i pochi sistemi di bordo. Nella performante troviamo righe in carbonio, ma la vera novità è il 33 piedi con cui il cantiere austriaco ha cercato di raggiungere un compromesso fra doti corsaiole e regata e soluzioni per brevi crociere. La coperta è pulita e minimale, all'armatore la decisione di optare per la barra o la doppia ruota. Che sia in rada o in spiaggia, quando si alza un po' di vento è sempre il momento buono per fare due bordi, e se l'imbarcazione oltre a essere performante è anche facile da portare, beh, allora il gioco è fatto. Qui al Boat di Düsseldorf sono tante le derive gonfiabili e noi vi vogliamo raccontare i modelli più interessanti, partendo dal T-Wall 3R, la novità assoluta del cantiere. Versione sportiva con albero e boma in carbonio, appendici in composito e vela di ben 7,2 metri quadrati per le aree più leggere. A rinforzare del vento si può armare una randa di 6 metri quadrati. Rispetto all'antenato, lo scafo è più rigido grazie alla nuova tecnologia Fusion, che garantirebbe prestazioni simili a quelle delle derive in vetroresina, rendendo questo 3 metri molto responsivo al timone e alle regolazioni. Il T-Wall 3R è trasportabile in due sacche, per cui se navigate su catamarani o barche dislocanti potrebbe essere uno sfizio da portare in crociera, per voi e per i vostri ospiti. Per gli amanti dei multiscafi sono esposti invece i Minicat, catamarani gonfiabili e performanti prodotti dal 2006 in Repubblica Ceca. Diversi i modelli, sono in tutto 8 e possono portare da 1 a 4 persone. A caratterizzarlo l'ampia superficie velica, le stecche integrali della randa, la struttura in alluminio, le due derive, il timone centrale, soluzioni che garantiscono prestazioni e manovrabilità. L'albero può essere in alluminio o carbonio. I due tubolari pneumatici, realizzati in PVC Valmax, sono altamente resistenti alle abrasioni. Realizzati a camera singola, con valvola a doppia sicurezza, si gonfiano in pochi minuti con una pompa a mano in dotazione o con una pompa elettrica, quest'ultima opzionale.